questo è un finanziamento che la Fondazione Denari fa a un progetto di ricerca che riguarda la malattia di Alzheimer, che è una delle fenomenologie più gravi che caratterizzano una popolazione che sta invecchiando molto e quindi ha bisogno di interventi concreti e specifici. Però è anche un investimento che facciamo verso il territorio, perché realizzando insieme con l'Università di Genova, insieme con la Fondazione Ferrero di Vado Ligure e soprattutto insieme con la Regione e l'ASL, vogliamo realizzare una struttura di alto livello scientifico in grado di fare da punto di riferimento non solo per Savona ma per tutta la Liguria. È chiaro che in tutto questo gli anziani del nostro territorio saranno i primi a godere dei benefici. È una struttura sui generis, nuova, che non esiste attualmente, di cui non esiste attualmente nessun modello, sicuramente in Liguria. Quindi gli anziani in questo ospedale verranno recuperati anche per un breve periodo, dove potranno comunque imparare a convivere anche con la malattia? No, soprattutto più che imparare a convivere, il periodo breve, intendo realmente breve, dai 20 ai 30 giorni, un periodo tale per cui il problema, la complicanza viene risolto, attenuata, e il paziente potrà ritornare in famiglia.